Benvenuto nella mia casa, nel mio mondo. Sono felice di poterti aprire le porte di questo angolo di Torino, che è per me un patrimonio di tutti. Forse ti è capitato di vedere anche da lontano questa matita colorata che sembra voler scrivere nel cielo chissà che cosa. Mi chiamo Francesco Fadi Bruno. Il mio secolo è l'Ottocento. Come? Ti sembra tanto lontano? No, non è così. È più vicino di quanto tu possa pensare. Il mondo che incontrerai fra queste mura è il riassunto della mia vita. Ma non badare alla superficie. Cerca la sostanza. In questa casa sentirai dire di me tante cose. Che sono un militare, uno scienziato, professore d'università, ingegnere, architetto, musicista, giornalista, scrittore, inventore, fondatore di una congregazione di suore e a 51 anni anche prete. Ma io ti dico, esagerumanen, non esageriamo. Sono pur sempre un piemontese schivo e non mi piacciono le lodi. I titoli non sono importanti. Ho vissuto tutto qui, cercando di dare un senso alla mia vita. In questo museo sono raccolti oggetti, disegni, frasi e ricordi come fossero appunti di un viaggio meraviglioso che mi piace poter condividere con te. A partire dalla mia famiglia e dalle mie mostrine, segno della carriera militare attiva nelle guerre d'indipendenza che hanno fatto l'Italia. E poi le macchine della nostra tipografia, per me utilissime. Sono quelle che fanno nascere i libri, fondamentali per conoscere, divulgare ed educare. Lo so che sorridi, visto che oggi c'è internet. La carta è fuori moda, anche se il profumo di questi volumi racconta tante cose. Il telescopio di Foucault è uno dei due esemplari esistenti al mondo. Un simbolo della mia passione per le scienze. Ma la fede cosa c'entra con questo? Credimi, c'entra tantissimo. Guai a pensare che la fisica, la chimica, l'astronomia non vadano d'accordo con Dio. Al contrario, tutto si spiega, tutto si chiarisce, tutto ha un senso. Poso il mio cappello e siamo arrivati a casa. Tra i miei libri, le mie invenzioni, il mio mondo aperto alle novità. Tra queste mura penso, rifletto, prego, per poi riprendere il bastone e uscire, andare, incontrare, ascoltare e condividere. Anche tu seguimi. Ho ancora da farti vedere due luoghi importanti. Prima di tutto, ecco la mia chiesa, vissuta, pensata e voluta proprio qui, nel quartiere popolare di San Donato. La dedica è ben precisa. Nostra Signora del Suffragio. Io che ho conosciuto la violenza disumana delle battaglie, affido a Maria l'anima di mio fratello Emilio, morto in guerra, e dei caduti di tutti i conflitti. Per questo ho voluto chiamare le mie suore minime di Nostra Signora del Suffragio. Sono persone impegnate in Italia e nel mondo per favorire la dignità della donna e per promuovere l'educazione dei più piccoli e dei ragazzi. E infine, ecco l'ultima cosa a cui tengo tanto. Il mio orologio, quello da mettere in cima al campanile. L'ho pensato e voluto grande, 2 metri di diametro, talmente bello che funziona ancora. Nessuno all'epoca lo aveva al polso. Per questo ho voluto che tutti lo vedessero bene, anche da lontano, in tutta la città. E sai perché? Per evitare che chi lavorava fosse ingannato sull'orario. Il tempo che passa deve essere misurato bene. Tutti devono avere sempre di fronte l'ora giusta, per un salario giusto.
soprattutto le donne impegnate per i lavori domestici. Quanta fatica! Le ho radunate, fatte cantare, animate. Su questo non mi do pace. Loro sono più deboli e vanno ancora più tutelate. Questo è il mio mondo. Vienimi a trovare. Ti aspettano ancora 300 gradini. Poi sei in vetta, sul tetto di Torino, sulla punta di questa matita colorata, per scrivere ogni giorno nel cielo: vola alto. Agli amici di Francesco Fa di Bruno, un caro saluto da Luca Ward.